Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. I rapporti tra il Movimento 5 Stelle e le sardine, che si sono ormai avvicinate tantissimo alla politica, sembrerebbero abbastanza tesi, perché Santori Mattia dice, quello che è il portavoce momentaneo delle sardine, quello che dovrebbe trasformarsi in capo politico, se il 15 marzo verrà confermato in questo congresso, dice: abbiamo scoperto un grande problema di gelosia nel mondo della sinistra. E afferma con finto candore Santori. E chissà se è rivolto solo al PD o in parte anche al Movimento 5 Stelle, che mal sopportano la concorrenza con i nuovi arrivati nel grande oceano della partecipazione. E dicono che i 5 Stelle ci attaccano perché rappresentiamo qualcosa che loro non sono più, commenta il leader delle sardine. E qui sembrerebbe azzeccarci, forse la prima volta che gli sento dire un qualcosa di azzeccato, no? I 5 Stelle ci attaccano perché rappresentiamo qualcosa che loro non sono più. E su questo non c'è dubbio. Poi dice: l'idea che una forza di governo scenda in piazza sabato a Roma in difesa dei vitalizi fa ridere. È molto strumentale. Bah, strumentale. Allora, che facciano ridere, sono d'accordo. È molto strumentale, che vuol dire? È molto strumentale. Forse ha sparato questa. Sapete che comunque Santori. Io spesso nei video commento le sue frasi che a volte non hanno, a volte, spesso non hanno nessun senso, no? Quindi fino a quando dice che i 5 Stelle vanno in piazza in difesa della cancellazione dei vitalizi, fanno ridere, d'accordo, ma poi che dice è molto strumentale, ma che strumentale di che? Ma che stai dicendo? Boh. Vabbè, i 5 Stelle ricambiano bollandoli come il vuoto che avanza. Certo che adesso non si può dire un detto italiano, no? Uno dice all'altro tu sei così, no? È un detto un po' volgare che non si può dire, no? Il bue dice all'asino, no, il bue dice, non mi ricordo. Comunque, i 5 Stelle che dicono alle sardine il vuoto che avanza, fantastico, fantastico. E Santori si vendica. Diversi esponenti 5 Stelle hanno cercato un coinvolgimento, non dico chi. Domenica parte il mini tour tra Roma, Taranto, Napoli e Lecce. Si inizia da Piazza Santi Apostoli, la stessa che i 5 Stelle presidieranno sabato. La competizione a suon di numeri sarà inevitabile. Beh, certo, attenzione. Aperte le scommesse, riempirà di più la piazza Santori o Luigi Di Maio contro la cancellazione dei vitalizi, che è anche incostituzionale, no? Ma io credo che riempirà di più la piazza Santori, no? Anche se l'ultima piazza a Scampia delle Sardine c'erano 30 persone, l'ultima piazza di Di Maio, credo in Emilia-Romagna, mi sembra andato lì. C'erano come 200 persone o meno. Quindi sarà una bella lotta, diciamo, a chi fa venire meno persone. Ma per adesso le sardine mantengono la promessa di non appoggiare nessun partito nelle elezioni regionali, ma è solo una cosa momentanea. Quindi ci sono le elezioni in Liguria, Veneto, Marche, Toscana, Campania, Puglia, quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 regioni che saranno, credo, intorno a fine marzo, tutte nella stessa domenica. Qui sarà una bella partita elettorale. E dice: le sardine saranno in campo, faremo una grande manifestazione in ogni regione, annunciano, ovviamente manifestazioni contro Salvini, ovviamente, no? Quindi i quattro fondatori, che sono poi alla fine il Roberto Morotti, Andrea Garreffi, Giulia Trappoloni e proprio lui, Mattia Santori. E sono al lavoro per mobilitare più gente possibile contro il populismo sovranista e a sostegno dei loro candidati. Quindi contro il populismo sovranista. Qui principalmente stanno parlando di centrodestra,
Naturalmente c'è poi il populismo di sinistra o filo-sinistro, che è quello dei 5 Stelle, considerati Berlusconi gli ha coniati la quarta sinistra e diciamo che ci ha decisamente azzeccato. Poi no ad Enzo De Luca in Campania, no? Quindi loro non partecipano, però danno delle indicazioni, no? No a Enzo De Luca in Campania, sì ad Eugenio Giani in Toscana. E poi dice anche Michele Emiliano potrà beneficiare del soccorso delle sardine. In Veneto, dove Luca Zaia sembra imbattibile, la campagna di primavera è già partita. A Padova 3 giorni fa c'erano 2.500 persone e le sardine incrociano le 2.500 persone sono un po' poche rispetto alle piazze che abbiamo visto in Emilia-Romagna, ma certo. Fanno le piazze senza Salvini, quindi se Salvini non c'è, la piazza risulta una piazza sterile, perché se non c'è da contrastare la piazza di Salvini che è a 100 metri, si riuniscono per fare che cosa? Per guardarsi in faccia e per dire cosa? Siamo contro la destra, ma siamo contro il centrodestra. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, trallallero, trallallà. Capite che è sgonfiata poi la novità, perché molti sono andati in quelle piazze per la novità, no? Andiamo a vedere le sardine in piazza. Quindi molto è andato di moda. Voi sapete che le mode fanno anche presto a passare, quindi può essere che queste sardine avviate a diventare un partito di sinistra, può essere che comincino a sgonfiarsi. Naturalmente se è l'unico poi movimento partito di sinistra che va in piazza, allora la gente di sinistra andrà in piazza con loro perché sono gli unici che ci vanno, perché i leader della sinistra la piazza l'hanno dimenticata già da tanti anni, non da mesi, da tanti anni, anche perché realmente in piazza la sinistra non sa più che cosa dire, ma non difende più i lavoratori, perché la sinistra era per la difesa dei lavoratori, per mezzo dei loro bracci articolati, dei sindacati, quindi non difendono più i lavoratori, non vanno più fuori dalle fabbriche, non fanno volantinaggio, non vanno dentro le ditte. Quindi di che stiamo parlando? È Salvini, la Lega, la destra che va nelle periferie di Roma, delle grandi città, nelle aziende, quindi diciamo che il partito trasversale della Lega, che è diverso da quello della Meloni, che è più proprio destra nazionalista, mentre la Lega è più trasversale, perché nella Lega sono finiti anche elettori di sinistra, assolutamente, assolutamente sì. Intanto la curiosità, anche mia personale, è di capire adesso, dopo l'autorizzazione al processo sul caso Gregoretti a Salvini, e prima di sapere che cosa farà il GUP, il giudice per le udienze preliminari, sarà interessante vedere nei sondaggi la reazione degli italiani rispetto al voltafaccia dei 5 Stelle, al cinismo e alla cattiveria del PD che vuole processare Salvini per levarlo dalle scatole, e la Lega. Vediamo. Adesso è presto perché i sondaggi si riferiscono, anche se escono oggi, si riferiscono a 2 giorni fa, perché vengono fatti, poi pubblicati, quindi ci vorranno i sondaggi verso il 15 almeno, ecco, dal 14-15 in poi potrebbero essere già dei sondaggi che risentono dell'effetto processo Gregoretti verso Salvini. Vedremo se questo ha spostato o sposta una parte dell'elettorato minimo, medio, consistente. Vedremo che cosa succederà nei prossimi sondaggi. Io intanto vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è assolutamente gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare e commentare. Siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti su YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate, in internet e fuori da internet. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro
un buon proseguimento di giornata. Arrivederci al prossimo video. A tutti, ciao.